quanto fece seguito alla battaglia del mare delle Filippine, ovvero l'invasione americana delle Marianne, divenne un durissimo e sanguinoso combattimento di terra. All'inizio i giapponesi resistettero, ma le isole furono infine conquistate dagli americani. Saipan e Tinian furono seguite da Guam e l'intricato sistema difensivo nipponico dell'area fu definitivamente sconfitto il 12 agosto. La caduta delle isole e la sconfitta navale rese ancora più evidenti le difficoltà in cui versava il Giappone. Ciononostante, non vi era nessuna ammissione ufficiale della situazione. Ad ogni modo, fu significativo il fatto che a seguito dei drammatici eventi delle Marianne, il governo del generale Tojo rassegnò le dimissioni. L'attenzione si era spostata quindi sulle Filippine. I giapponesi diedero la priorità alla loro difesa, mentre gli americani ne pianificavano l'invasione. I preliminari all'offensiva principale furono gli attacchi e le occupazioni di Morotai e delle isole Palau. Queste invasioni furono operazioni condotte con la massima efficienza. Il dominio americano dei cieli fu ciò che in effetti ne garantì il successo. D'altro canto, la tenacia dei giapponesi fece sì che il prezzo da pagare per quelle conquiste risultasse molto alto. L'occupazione delle isole Palau diede agli Stati Uniti nuove basi aeree nel raggio di 500 miglia dalle Filippine. Iniziò quindi la preparazione per la successiva grande mossa. Mentre gli americani stavano rafforzandosi sempre di più, la sconfitta delle Marianne aveva lasciato le porte aeree ai giapponesi quasi senza aeroplani e fatalmente decimato i migliori aviatori del sollevante. La situazione dei nipponici era resa ancora più grave dalla carenza di carburante, giacché la fornitura di petrolio dall'Indonesia si era notevolmente ridotta. La perdita delle Filippine avrebbe chiuso del tutto quel rubinetto, lasciando la flotta nell'immobilità. L'alto comando dell'impero non aveva altra scelta che combattere nelle Filippine con ogni risorsa a sua disposizione. Ancora una volta i capi di Stato Maggiore a Tokyo dovettero elaborare un nuovo piano di battaglia. Se le portaerei erano rimaste senza aerei per combattere, avrebbero comunque potuto fungere da esche per portare la flotta americana nel raggio d'azione delle corazzate. Quando con l'invasione dell'isola di Leyte la campagna delle Filippine ebbe effettivamente inizio, gli ammiragli giapponesi misero in pratica i loro piani. La battaglia del Golfo di Leyte fu la più grande battaglia navale di tutti i tempi e si divise in quattro fasi distinte. Furono coinvolte un totale di 282 navi e centinaia di aeroplani. Tutto cominciò quando le portaerei dell'ammiraglio Elsie attaccarono le corazzate giapponesi, in pratica il contrario di quanto si aspettavano i nipponici. Elsie aveva portato le sue portaerei all'attacco delle navi nemiche, dotate ormai di pochissimi aerei. Quando le corazzate giapponesi tornarono, in due gruppi, per sferrare un nuovo attacco, una parte di esse fu respinta, ma il grosso della flotta riuscì ad avanzare minacciosamente. They looked like pagodas, walking on the water. Here they were, coming over the horizon, right straight for us. Well, there wasn't anything to do but to turn around and start running. While this was going on, of course, we were arming the rest of our planes, but in order to launch, we had to turn right back into the Japanese fleet again, because that's where the wind was from. Of course, all this time we were under fire, you understand? A confrontarsi con i giganti giapponesi c'erano sei piccole portaerei di supporto e un manipolo di cacciatorpediniere. Non avrebbero avuto nessuna possibilità di respingere il nemico, ma opposero una difesa acerrima finché non videro i giapponesi ritirarsi. Infatti, il comandante giapponese, l'ammiraglio Kurita, temeva che Elsie potesse tagliare le vie di fuga e inoltre non sapeva quante forze fossero presenti nel golfo. In the late morning, after we'd been under fire for over two hours, the Japanese admiral turned around and headed back. I read somewhere that he thought that he was running into the heavy carrier groups. E mentre Kurita si allontanava, ebbe luogo il primo attacco kamikaze. L'ammiraglio Onishi, comandante delle forze aeree nelle Filippine, aveva parlato della sua nuova rivoluzionaria arma all'ammiraglio Toyoda e il 19 agosto la sua proposta fu accettata. Quella richiesta faceva seguito all'azione solitaria del contrammiraglio Harina, che si era volontariamente schiantato con il suo cacciabombardiere sul ponte della portaerea americana Franklin.
Il suo esempio aveva scatenato un gran numero di volontari, tanto che Onishi decise di formalizzare quel tipo di azione assicurando l'onorificenza per quell'atto estremo. L'introduzione dei kamikaze coincise con la fine delle portaeree giapponesi rimaste. L'ammiraglio Elsie aveva forse corso un rischio nel guidare l'invasione senza protezione, ma era riuscito a portare a termine gli attacchi sulle portaeree nemiche, affondandone quattro. Quando gli attacchi americani furono lanciati, del resto, c'erano solo 19-0 a difendere la flotta. Dopo quella battaglia, la marina giapponese non poteva certo più essere considerata come una seria minaccia. Le perdite tra gli americani erano state ancora una volta relativamente limitate e l'invasione delle Filippine era proseguita ininterrottamente a partire dall'azione navale. Il terrificante e devastante arrivo sulla scena dei kamikaze fu l'unico aspetto di rilievo di una campagna che altrimenti sarebbe andata avanti senza grosse difficoltà. Gli attacchi kamikaze aumentarono. In 3 mesi furono colpite 23 portaerei e 2, tra quelle di supporto, furono affondate. I danni causati da questo tipo di attacco potevano essere tanto leggeri quanto catastrofici. Intanto gli ammiragli Nimitz e Elsie stavano portando le loro portaerei attorno alle Filippine, laddove avrebbero ancora una volta dimostrato di essere il fattore determinante. I kamikaze avevano indebolito le flotte d'assalto, che erano senza la protezione degli aerei. Navi da sbarco, navi di supporto, corazzate, mezzi d'assalto sono semplicemente un gran numero di bersagli se non c'è un valido supporto aereo. Le portaerei si schierarono ed attaccarono. Le task force, in gennaio, furono mandate a colpire obiettivi in Cina e a Formosa. Gli attacchi dei kamikaze seguirono le portaerei. Il 21 gennaio la Ticonderoga fu gravemente danneggiata al largo di Formosa, mentre i combattimenti sulle Filippine si avviavano alla conclusione. 4 giorni dopo partì l'ultima missione di kamikaze decollati dalle Filippine. Dalle isole erano partiti 421 kamikaze. Questi affondarono 16 navi e ne danneggiarono altre 87. Questi risultati non lasciano dubbi. Erano un'arma efficace. E gli attacchi continuarono fino alla fine della guerra. Gli attacchi kamikaze furono definiti come una pazzia dal mondo occidentale e per descriverli fu utilizzata l'espressione attacchi suicidi. Ma suicidio è un termine totalmente inappropriato. L'azione di un pilota kamikaze, infatti, non aveva nessuna connotazione di disperazione o mancanza di speranza. Il kamikaze credeva fermamente che la sua azione desse forza e contribuisse al bene del suo paese. La morte di un kamikaze non era la resa o il disprezzo della vita, ma la vita di un kamikaze passava a coloro che rimanevano. In pura teoria, i kamikaze precorsero i tempi dei missili guidati. Lanciato nel fuoco della contraerea, l'aeroplano non veniva semplicemente diretto a colpire la nave, ma la sua parte più vulnerabile. Il colpo era più pesante e preciso di quello di qualsiasi bomba. Dopo la campagna delle Filippine, l'ammiraglio Elsie aveva nuovamente lasciato la flotta in mano all'ammiraglio Spruance e gli americani si prepararono all'invasione del Giappone. Spruance aveva preparato l'invasione di Iwo Jima e di Okinawa, quali prossime mosse da compiere. L'isola di Iwo Jima fu invasa il 19 febbraio e i combattimenti proseguirono fino alla fine di marzo. Ci fu un solo grosso attacco kamikaze il 21 febbraio. La portaerea di supporto Bismarck Sea fu affondata. La Saratoga e altre 4 navi danneggiate gravemente. Anche quando le navi si ritirarono alla loro base di Ulithi per prepararsi all'attacco su Okinawa, gli attacchi dei kamikaze proseguirono.
La Randolph fu colpita al suo ormeggio durante un attacco avvenuto l'11 marzo e subì danni molto rilevanti. Fu centrata da un cacciabombardiere bimotore che trasportava una bomba da 1000 kg. Gli incendi furono domati e le perdite umane limitate. Quando l'ammiraglio Spruance ispezionò i danni sulla Randolph, non poteva avere idea di quanto sarebbe successo ad Okinawa. Non c'erano dubbi sul fatto che vi sarebbero stati altri attacchi kamikaze, ma il loro numero e la ferocia con cui furono portati sarebbero stati un'altra scioccante dimostrazione della fede e della determinazione propria del popolo giapponese. Spruance, dal canto suo, aveva dimostrato alle Midway e alle Marianne di essere un leader capace e forte, ma ciò non sarebbe stato sufficiente a contrastare la violenza con cui sarebbero stati portati gli attacchi dei kamikaze. Prima dell'invasione, gli americani cominciarono a bombardare le basi aeree di Kyushu. I bombardamenti a breve raggio sull'arcipelago giapponese sottolinearono la crescente debolezza dei nipponici. Le portaerei, o meglio i loro aerei, attaccarono tutte le imbarcazioni e contrastarono la maggior parte degli attacchi aerei nemici. Il 19 marzo i nipponici ottennero una parziale rivincita, quando alcuni aerei riuscirono a eludere le difese e a colpire la Enterprise, la Yorktown, la Wasp e la Franklin. La Franklin fu gravemente danneggiata. Alcune bombe esplosero nell'hangar, dove gli aerei erano appena stati riforniti, armati e preparati per un raid. Il risultato fu una serie di incendi ed esplosioni che si susseguirono per ben 5 ore. Un'eroica azione di spegnimento del fuoco salvò la nave, ma sulla Franklin morirono 832 uomini e altri 270 rimasero feriti. La Franklin, con parte dell'equipaggio evacuata, rimase ferma e in fiamme sull'acqua, scossa dalle esplosioni. Questa situazione si protrasse per 2 giorni, poi, il giorno dopo, mentre ancora si sviluppava qualche incendio, la nave fu definitivamente messa in salvo. Mentre gli americani si avvicinavano al Giappone, la difesa aumentava di intensità. Questa strenua resistenza si concretizzò in un numero sempre crescente di attacchi kamikaze. Questi avrebbero raggiunto il culmine durante le battaglie intorno ad Okinawa. I giapponesi avevano ordinato una fornitura di nuovi aerei per una nuova violenta reazione. Questa avrebbe implicato un massiccio utilizzo di kamikaze per rendere dapprima inattiva la linea radar americana costituita dai cacciatorpediniere e quindi per fare breccia nella flotta vera e propria. Per questa operazione i giapponesi dispiegarono più di 2100 aerei. Al termine della campagna ne avrebbero persi 1400. La lotta disperata per salvare la Franklin ebbe successo e la nave ritornò all'approdo di Ulithi con i propri mezzi. Il fatto che sopravvisse all'attacco e alle susseguenti esplosioni e conflagrazioni, considerando i gravi danni subiti, fu quantomeno sorprendente. Certamente fu la testimonianza della bontà delle portaerei di classe Essex, nonché della cura che fu messa tanto nella loro progettazione che nella costruzione. Ma i danni furono così vasti e gravi che non poté mai essere riparata. Le fu fatta prendere la rotta verso il porto di casa, New York, in un lungo viaggio solitario, il suo ultimo viaggio. Gli attacchi kamikaze divennero così intensi che l'ammiraglio Spruance fu costretto a riorganizzare le sue navi in 3 task force piuttosto che in 4,
poiché c'era una costante rotazione di portaerei che dovevano rientrare alla base per le riparazioni. I raid di massa, chiamati Kikusui, cominciarono il 6 aprile con l'attacco da parte di 355 kamikaze e continuarono fino al 12 maggio. Più di 1.800 aerei di kamikaze presero il volo in quel periodo e 930 furono abbattuti. 17 navi furono affondate, 198 danneggiate, tra cui 12 portaerei e 10 corazzate. La conquista di Okinawa si dimostrò una lenta e sanguinosa agonia. Con i giapponesi determinati più che mai a difendersi, risultò impossibile costruire basi aeree di terra e le portaerei furono quindi fatte stazionare, esposte, ma essenziali. Fu fornita loro una copertura aerea ed anche con la presenza delle portaerei i danni inferti furono enormi. La tattica kamikaze era in parte nata a causa della carenza di piloti esperti. E questo fu anche il fattore che ne limitò l'efficacia. I piloti nipponici della riserva, scarsamente addestrati, non solo avevano poche possibilità di sopravvivere in un duello aereo, ma non avevano neanche la capacità di intercettare e colpire una nave efficacemente. Questi erano a malapena in grado di controllare l'aereo e quanto richiesto loro necessitava di grande abilità, anche se non avessero subito danni durante l'avvicinamento. Durante gli attacchi Kikusui ad Okinawa, le perdite ad ogni missione si aggiravano tra il 60 e il 90%. Una devastazione di questo livello non poteva, per forza di cose, essere sopportata a lungo, sia in fatto di piloti che di aerei. La furia dei kamikaze, prima o poi, avrebbe dovuto placarsi. Gli attacchi continuarono fino al termine della guerra, ma divennero sempre meno frequenti e nutriti. A volte erano singoli aerei che si lanciavano in picchiata per l'attacco. La potenza bellica giapponese era allo stremo. Aerei e navi rimanevano inutilizzati per la mancanza di carburante. La grande Yamato lasciò il porto con carburante sufficiente appena per arrivare ad Okinawa e non riuscì neanche a raggiungerla. La task force schierata di fronte al Giappone era formata da 14 portaerei d'attacco, 4 delle quali britanniche, e da 6 portaerei leggere. Queste potevano disporre di una forza costituita da 1.450 aerei. Con questa potenza e con le operazioni a lungo raggio dell'aviazione, tutti i movimenti giapponesi a terra furono impediti. Il cielo sopra il Giappone divenne predominio degli aeroplani americani e le isole furono tagliate fuori. Entrambe le parti volevano arrivare rapidamente ad una risoluzione. Più di 400 navi furono affondate o danneggiate dagli attacchi kamikaze negli ultimi 11 mesi di guerra. Non alterarono l'esito del conflitto, ma certamente lasciarono il segno. Così come i tedeschi, i giapponesi avevano fatto esperimenti con missili teleguidati, ma i problemi erano così grandi e il tempo così poco che questi piani dovettero includere i piloti, istituzionalizzando il ruolo dei piloti kamikaze come una risorsa a disposizione. Il Giappone accettò la resa il 15 agosto e le firme vennero poste il 2 settembre. L'arrivo degli americani a Tokyo non fu preceduto da combattimenti di terra. I giapponesi erano stati dominati dal cielo. Il continuo martellamento dei B-29 a lungo raggio era supportato dai raid dei caccia stanziati sulle portaerei. Molti giapponesi non seppero dello scempio atomico fin dopo la guerra, coscienti però dei continui bombardamenti cui erano sottoposti. L'imperatore parlò il 14 agosto e la nazione accettò. La negoziazione fu breve, non ci furono contenziosi. L'unica concessione fatta ai giapponesi fu la riconosciuta sovranità dell'imperatore.
L'atto formale delle firme sulla dichiarazione di resa ebbe luogo sulla corazzata Missouri, nella baia di Tokyo. L'ammiraglio Nimitz ordinò che si vigilasse fino alla fine su eventuali attacchi kamikaze. Ma dopo la capitolazione del Giappone, l'avventura tragica della Franklin non si ripeté. L'ultimo attacco ebbe luogo il 15 agosto, ma non ebbe effetto. La copertura dei caccia fu impenetrabile. La pace era arrivata dopo troppo tempo e il prezzo pagato per raggiungerla era stato enorme. Quando la Franklin giunse a New York, portò a casa un'immagine di quanto quel tributo fosse stato alto.